Il governo e le istituzioni europee stanzino finalmente le risorse necessarie per i bisogni di questo paese gravemente colpito dalla crisi, per il sistema scolastico che è stato distrutto da anni di tagli e adesso si stanno provando a inventare delle cose incredibili per far cominciare la didattica a settembre. Sono cose che dicono che non stanno né in cielo né in terra, sono degli incapaci che non hanno mai visto un'aula scolastica. Possono pensare quello che ci stanno dicendo. Per la scuola ci vogliono nuove strutture, ci vogliono edifici, bisogna mettere a norma quelli che esistono, bisogna costruirne di nuovi, bisogna aumentare il numero degli insegnanti. E invece come ci rispondono? Ci rispondono aumentando il numero dei precari. Avremo più insegnanti precari quest'anno che non gli anni passati. Per la sanità occorrono grandi risorse. Gli eroi, quelli che hanno lavorato duramente per difenderci dalla pandemia, su tutti i giornali glorificati come eroi. E qual è il risultato? Che le assunzioni le stanno facendo come precari, stanno assumendo precari a 6 mesi, da buttare, lavoro usa e getta. Nel frattempo hanno già dato 4 miliardi di IRAP a Confindustria, a tutte le imprese, senza discriminazioni, da 0 a 250 milioni di fatturato. Quando si tratta di erogare un piccolo reddito alle persone, stanno lì a discriminare tra quello che può, che ha lavorato, che ha fatto un giorno, che ne ha fatto 10. Alle imprese, anche quelle che non hanno chiuso, a tutte danno 4 miliardi. È di una gravità inaudita. Bisogna protestare. Noi siamo qui per dire che i soldi vanno alla sanità pubblica, alla scuola pubblica e al reddito, alle persone che sono rimaste senza reddito.